Cari amici di Finestra sull'Umbria, benvenuti a questa nuova puntata. L'Umbria ha fatto 13. Tante sono le edizioni di Frantoi Aperti, un evento che sino all'8 dicembre farà ritrovare la scoperta di un prodotto unico, l'olio di oliva. Le telecamere di Finestra sull'Umbria sono andate per voi al Frantoio Marfuga di Campello sul Clitunno per raccontarvi come si ottiene il pregiatissimo oro verde dell'Umbria. Una delizia a tavola e non solo. Ce lo svelano le immagini di Sergio Brazzini e le interviste di Renzo Berti. Ecco il servizio. Un'altra edizione, direi trionfale, per Frantoi Aperti. Siamo qui nella splendida cornice della Marfuga con Francesco Gradassi, che ne è il titolare, e con lui ovviamente parliamo di questa stagione olivicola. Una stagione che promette molto bene, Francesco. Beh, un'ottima stagione. Da moltissimi anni che non si ripeteva una quantità così grande, anche dal punto di vista qualitativo comunque. Quindi pensiamo che di fare una stagione di estrarre un prodotto di altissima qualità. Questo è l'olio novello. Quanto tempo occorre per far maturare un olio affinché raggiunga le sue caratteristiche organolettiche migliori? Beh, l'olio novello, appunto la parola stessa lo dice, è un olio di pronto consumo, nel senso che viene usato per determinate pietanze, bruschette, verdure grigliate, zuppe di legumi. È un olio che viene venduto come esce dal frantoio, quindi non è filtrato. Per avere una giusta conservazione, una giusta vendita, deve essere poi filtrato e imbottigliato in bottiglie scure che ne proteggono anche dalla luce del sole e di conseguenza quindi per dare una maggiore longevità al prodotto. L'olio sta bene dappertutto e ovviamente l'invito è quello di sfatare il tabù che l'olio è un condimento grasso. Beh, come tutte le cose, se ben dosate, hanno un effetto benefico. In più l'olio extravergine di oliva di altissima qualità senza dubbio porta degli effetti benefici alla salute. Questo è dato anche dalla composizione chimica e organolettica, con un alto valore di polifenoli come il nostro olio, come l'olio prodotto in Umbria, e di conseguenza non può che essere un toccasano per il nostro corpo. Naturalmente l'olio umbro. Senza dubbio, olio umbro solamente. Ma che riscatto con le borse degli occhi piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria. Da miei ricordi col loro nome, porta la carta e finisce in gloria. Da miei ricordi col loro nome. Perché questa riscoperta della cosmesi a base di olio d'oliva? Allora, la cosmetica all'olio di oliva è ricca di polifenoli, dunque sono antiossidanti naturali. In più nei nostri prodotti ci sono molti ingredienti che provengono da agricoltura biologica, non hanno conservanti, non hanno profumi di sintesi e dunque sono un vero e proprio nettare per la pelle. Allora, signora Federica, vogliamo conoscere questi prodotti? Certamente. Allora, qui abbiamo una crema viso, poi abbiamo un sapone, qui abbiamo un olio per il corpo, poi abbiamo qua il bagno doccia, qua ancora abbiamo uno scrub. E qua ancora c'è una crema per il corpo. Addirittura una crema per il corpo? Addirittura la crema per il corpo. Dunque è proprio, ecco, come dicevo, un nettare per la pelle. Ed ora la nuova rubrica che ci farà compagnia insieme ad una delle penne più argute ed ironiche della carta stampata, quella di Alfonso Marchese. Le Poste hanno deciso di mettere in vendita i locali di Piazza della Libertà, che erano stati donati nel 1953 proprio dal comune di Spoleto, proprio perché si erano dovuti trasferire dalla sede dove c'è l'attuale tribunale, e laddove doveva sorgere era stato trovato durante i lavori il Teatro Romano. Quindi il comune aveva deciso di donare dei locali dove poter ospitare gli uffici postali nel centro storico. A distanza di tanti anni le Poste decidono di vendere quella che era una donazione. Adesso ci si chiede,
non sarebbe il caso che si andasse a vedere il contratto di donazione, perché nulla di strano che gli amministratori dell'epoca non abbiano messo qualche postilla circa la donazione, vale a dire che nel caso in cui le Poste avessero cessato di svolgere la propria funzione in quei locali che oggi sono messi in vendita, i locali potrebbero ritornare al comune. È la stessa cosa in pratica che è accaduto con la caserma Minervi. L'ex vescovo Fontana rivendicava appunto la restituzione dell'immobile alla curia dopo che era cessata la caserma di essere tale. Quindi al comune l'incombenza di rivedere il contratto, e chissà che la famosa donazione non possa ritornare al comune e il comune mettono in vendita visto che le sue casse sono vuote. Do you miss me? I hear you say you do. Oltre 100 filiali, oltre 120.000 clienti, oltre 110 anni di storia. Nessuna sfida è impossibile se ci metti il cuore. Insieme a te, Banca Popolare di Spoleto. Pronti per una nuova grande sfida. Lancia la sfida. Partecipa alla gara di raccolta differenziata tra quartieri e frazioni. Stiamo attivando il nuovo servizio di raccolta porta a porta. Birra? Birra, birra, birra! Oh, vino! Vino, vino, vino! Ma perché scegliere? Oggi la birra si beve col vino. Dalla cantina Colle Vite, una vera novità. La birra al vino. Buona come la birra. Delicata come il vino. Cantina Colle Vite. Vino, birra e prodotti tipici. Valle Cecchina 9, Mon San Polo del Tronto. Telefono 0735 76 70 50. Farmacie comunali. Non solo prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Dai bambini alla terza età. Prodotti cosmetici ed alimentari. Ricco assortimento di prodotti senza glutine e aproteici. Farmacie comunali. Perché da noi non sei un numero. Puoi trovarci a Spoleto, via Loreto Vittori 8 e frazione Maiano 109. La Valnerina è famosa anche per le sue sorgenti limpide e freschissime. A Norcia, grazie alla VUS, da circa una settimana sgorga anche una nuova acqua un po' speciale. Scopriamola! Con il sindaco di Norcia, Giampaolo Stefanelli, per l'inaugurazione della fontana pubblica di acqua liscia e frizzante che si tiene oggi qui a Norcia. Qual è stato il ruolo del comune in questa iniziativa e come pensa che i cittadini reagiranno? Il ruolo principale è stato quello che il comune ha recepito l'indicazione per il progetto che è venuto dalla regione dell'Umbria e dall'AVI, e quindi partecipando per quello di competenza, che non è stato poi così eccessivo, se non predisporre la struttura, perché è importante per noi questo momento, perché crediamo molto nella tutela dell'ambiente, nel risparmio. Questo per noi è l'inizio di un processo che vedrà nel prossimo futuro la realizzazione anche della raccolta differenziata. Servirà sicuramente per adeguare
quindi tutta la raccolta alle normative, ma per far sì che l'ambiente non sia rovinato. Accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara. Avvocato Fausto Galilei, direttore dell'AD3 che ha promosso la realizzazione della fontanella. Quali sono le prospettive future per le fontanelle di acqua frizzante nell'AD3? Tanto dobbiamo dire che da quando la Regione ci ha chiesto di realizzare queste iniziative, 2 anni fa ormai, siamo lati che in Umbria ha conseguito un ottimo risultato. Questa è la terza fontanella che inauguriamo dopo quella di Foligno e di Spoleto. Fra qualche settimana inaugureremo una quarta a Trevi e addirittura ne sono in programma entro la fine dell'anno altre 3, una a Cascia, una a Castel Ritaldi e una a Scheggino, con un'azione quindi non solo dimostrativa ma anche molto incisiva di riduzione dei rifiuti. Non ho voglia di dormire. La Voluntas, un'altra trasferta amara in terra toscana. L'obiettivo riscatto è affidato al prossimo derby in casa della Ponte Vecchio. Sentiamo il difensore Fabrizio Ferreira. Fabrizio Ferreira, una amarezza doppia per te quella di domenica. Innanzitutto la sconfitta e poi quei cori vergognosi. Sì, sono dei cori vergognosi perché fatti senza alcun motivo, anche perché non ho fatto niente, quindi... Parliamo di cose più piacevoli, la speranza di riprendere un po' la marcia che avevamo interrotto? Quella sempre, anche perché abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo è normale, giocando in 10 ci sta che attaccano la squadra avversaria, quindi abbiamo preso un po' dei gol che potevamo evitare, ecco. Cari amici di Finestra sull'Umbria, anche questa puntata è terminata. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento la settimana prossima, sempre su Umbria TV il mercoledì alle 14.15 e il venerdì in replica alle 1. Vi ricordiamo di tenere sempre aperta la vostra Finestra sull'Umbria. Arrivederci.